buonasera a voi. Ben trovato. Accomodati qui con noi, stavo rompendo la poltrona qui. Tra queste meraviglie. Hai visto? Ci abbiamo messo la pantera qua accanto. Sì. Io sono Lady in Black. Luca, come hai festeggiato tuo fratello Carlo stamane e come lo festeggerete stasera? Fate qualcosa insieme? Allora, guarda, le restrizioni non ci permettono di fare feste. No, certo, quello che soprattutto Carlo non può fare niente, quindi sarà a casa con i familiari. Nulla di... Certo. Come basta che 70 anni sono una data importante? Io dico, mi sembra impossibile, come se avessi compiuto anch'io 70 anni, perché lui è un pezzo della nostra vita. In effetti sembra anche a me strano, devo dirti la verità, mi sembra veramente strano, ecco, che abbia compiuto 70 anni. Io lo vedo sempre come un compagno di infanzia, di adolescenza, di gioventù, di maturità. E mi sembra strano che sia passato tutto questo tempo. Da bambino, chi era più irrequieto? Il fratello minore. Sì. Chi era il più irrequieto? Voi siete in tre in famiglia. Sì. Chi era il più irrequieto? Chi era il più discolo? Chi era il più simpatico? Chi era il più espansivo? Dunque, da bambini devo dire che abbiamo avuto un'infanzia molto, molto tranquilla. Avevamo dei genitori meravigliosi che ci hanno accudito con tanto affetto, ma anche i parenti meravigliosi che ci accudivano con tanto affetto. Quindi non è stata un'infanzia particolarmente terremotata, ecco. Avevamo anche molti amici molto simpatici, molto carini, persone con le quali i nostri genitori si vedevano frequentemente e che erano tutti artisti, pianisti, cineasti. Sergio Leone c'era addirittura, perché ricordiamolo. Sergio Leone non era un amico diretto di mio padre. Perché papà di Luca e di Carlo è stato uno dei più importanti storici del cinema, critico cinematografico, intellettuale vero del paese. Sì, questo è vero, è stato un personaggio veramente molto importante per me e per Carlo. E anche, penso anche per molti all'università e nella critica cinematografica. No, per dirti, Sergio Leone, per esempio, è un'amicizia che è nata per la mia frequentazione del festival di Taormina, quando io facevo il segretario della giuria del direttore Guglielmo Biraghi. E siccome il presidente della giuria era Sergio Leone, ho vissuto tutto il periodo del luglio 75 con lui in barca a Taormina, e quindi è lì che è nata l'amicizia. Non era una cosa che io ho ereditato da... E poi mi ricordo che sei stato tu a farlo debuttare, hai anche diretto, sì, Carlo in Sette Chili in Sette Giorni, che è un film che, diciamo, tutti super citato. Super citato, io sono emozionato. Tutte noi quando ci mettiamo a dieta, alcuni, sì, io per prima, dico, dobbiamo fare Sette Chili in Sette Giorni, perché magari da noi ci siamo magrissima. Ecco. Allora, vediamo invece intanto un'altra di queste maschere, tra virgolette, il drago del flipper, sì, troppo, cos'è, troppo forte? Troppo forte, sì. Permetti. Quello che io mi sforzo a dire del sacco d'anni è sempre la stessa cosa. Cioè, il rapporto col flipper è come un rapporto sessuale, come un amplesso. Non è il polso che deve dare la spinta alla pallina, ma il ventre. Ma capito, Moro? Eh? Oh, questo è il movimento. Il colpo deve essere secco, deciso, preciso. Con questo sistema il tilt è dove magni. Guardami. Ci un attimo che io questo occhiale ci vedo. Come nascono i personaggi di Carlo? Come sono nati? Allora, a forza di sentire gli amici dei nostri genitori nei salotti, quando lui aveva 8, 9, 10 anni, che facevano imitazioni varie, per esempio di animali, di grilli, le voci della stazione notturna, per esempio delle stazioni ferroviarie, lui è rimasto molto impressionato da queste imitazioni di questi amici dei miei genitori, soprattutto di un pianista, Sergio Cafaro, che era il mio padrino di cresima, fra l'altro, che era un grandissimo imitatore. C'era anche il maestro Pierluigi Urbini, grande direttore d'orchestra, che imitava il canto delle cantanti liriche. Ora, sicuramente questo, all'età di 8, 9, 10 anni, quale aveva Carlo in quel periodo, lo deve avere sensibilizzato. Poi ha sempre avuto un orecchio molto straordinario
Grande amante della musica, peraltro. Grande amante della musica. Ha avuto un orecchio sempre straordinario per la musica e soprattutto per il rifare le voci altrui. Già in classe, quando lui andava al Nazareno, aveva in classe Christian De Sica, si esibiva nelle imitazioni dei professori o degli alunni. A te faceva ridere? Da morire, da morire. Da morire. Quindi l'ho incoraggiato. L'ho incoraggiato tantissimo. Soprattutto amava stupire gli amici che lo frequentavano irrompendo in salotto o nelle camere degli amici facendo imitazioni le più strane, le più imprevedibili. Ha sempre avuto un orecchio formidabile. E siccome c'è un pezzo di Carlo Verdone dentro ognuno di noi, o forse ognuno di noi ha regalato qualcosa a Carlo Verdone, Roma, la città che gli ha dato i natali, poi questa casa al centro storico, sì, no, di cui è dedicato anche un libro, tra i microfoni di Valerio Scarponi, qualche romano, gli romani interpellati hanno risposto così. C'è la mascherina, per cui diciamo la mimica è un po' complicata, però il loro affetto glielo stanno dimostrando. Vediamo. Ciao Carlo, oggi è il tuo compleanno e siamo venuti a mettere alla prova i romani. Saranno in grado di farti gli auguri a modo nostro? O meglio, a modo tuo? Signore, buongiorno. Signore, il compleanno di Verdone. Ah, queste cacchi non si può dire, non si può dire. Ha 70 anni, fa. Un grande marito, fa. Valerio, gli vuole fare gli auguri a Verdone? Auguri per Carlo. Siamo quasi coetanei, 72. 80 io, famo la strada. Oh, famo strada. Aspetta, aspetta. Sì. Devo fare una prova, come parlava? Tipo... auguri. Auguri a Carlo. Buon compleanno, Carlo. non so... Tanti auguri, Carlo. Qualcosa del genere. Tanti auguri per i tuoi 70 anni, grazie per averci fatto emozionare, ridere. E sentirci romani soprattutto. Grazie. Caro Verdone, io ti ringrazio, tu sei la provvidenza e ti faccio tanti, tanti auguri, fai il bravo ragazzo. Carlo, hai comprato la torta? Hai ritirato le candeline? Ti sei fatto festeggiare? Ti do 8. Tanti auguri, ti voglio bene. Lo vedi che è reciproco? Ma lo vedi che la situazione reciproca mi sembra che era proprio quella. Sì. Cosa vi ricorda? Allora, tu sei cubano. No, no, no. Però sei un po' Verdone anche tu. Ah, totalmente Verdone. Cioè? Come no? Manuel d'Amore, per me Manuel d'Amore, quando sono arrivato in Italia, che sono andato al cinema a guardarmi questo, intanto tramite lui ho imparato a capire il dialetto romano. Perché certo. Innanzitutto parlavo prima calabrese, poi italiano, e quando sono tornato a casa l'ho detto a mia moglie, ma queste battute, e da lì è iniziato il mio romanaccio che adesso soltanto guardarlo mi viene da ridere. Margherita? Beh, bellissimo, perché lo guardi, lo riguardi, ma ti fa sempre lo stesso ridere. E io ho dei ricordi divertenti perché il mio primo amorosetto, ero ragazzina, era romano, e lui lo citava in continuazione. Sì, sì, sì. E io ho cominciato a guardare i film di Verdone e mi ritrovo anche nella quotidianità, quando sei alla gastronomia che prendi le olive e che non prendi le olive greche o prosciutto dolce dolce. Cioè è sempre presente, no? In quel qualsiasi cosa, vedi un flipper e pensi a quella, sì, a quella scena. Io non riesco a pronunciare il nome Jessica se non come lo dice lui, Jessica, e basta, non c'è verso, per cui te lo ritrovi in tutte, in esatto, tutte le salse. Mi sa che le olive greche erano dentro Borotalco, può sì, essere? Borotalco, Borotalco. Guardate chi c'è. Di cui ero aiuto regista io. Vedi, quindi, una vita insieme, guardate chi c'è, chi fa gli auguri. Al regista più importante della mia carriera, all'artista che mi ha dato più possibilità, ma anche all'amico fraterno, al quale voglio bene davvero come un fratello, con tutto il mio cuore, Carlo, Carlo Verdone. Tanti auguri per i tuoi 35 anni, perché siamo bambini. Io mi rifiuto di credere che tu ne abbia 70 e anche io che ci devo arrivare. No! Serena, un bacio a te e un bacio anche a Luca, che è fraterno amico come Carlo e che so che è lì con te. Carlo, tanti auguri di cuore. Bellissima. Ma grazie Eleonora Giorgi, bellissima oggi come allora. E poi c'è il tema della medicina. Rosanna.
Ma io Carlo l'ho conosciuto giovanissimo, perché ogni tanto ho presento dei premi e quindi l'ho intervistato che era un ragazzino. Adesso sentire che ha 70 anni, oddio, dico, ma allora quanti ne ho io? Ma l'ultima volta è stato lo scorso anno al premio Collalti. Allora, mentre eravamo lì, una signora mi si è avvicinata e dico, vorrei tanto poter conoscere il signor Carlo, me lo fa, il signore vuole l'autografo. No, perché vedi, ho mal di gola da un po' di tempo. Voleva Carlo per un consulto medico. Ma infatti troppo, io mi ricorderò tutta la vita, lui venne ospite di un programma dove io facevo l'autrice e cominciamo a chiacchierare, ma c'eri anche tu forse, la Tatami, te lo ricordi? Il programma di Camilla Razzolini, sì, okay, io facevo l'autrice benissimo. Dietro le quinte, e quindi parlammo insieme, io in quel periodo soffrivo di insonnia, lui mi prescrisse tutto quello che dovevo prendere per dormire, favoloso. Fantastico. Ma Carlo, la passione per la medicina da che cosa arriva? Lui è veramente un medico mancato. Dunque c'è un fatto, che nostra madre era molto amica di una signora che era sorella di un grande medico. Questo grande medico aveva evidentemente influenzato sia la sorella amica di mia madre che mia madre stessa, e quindi noi bambini sentivamo nel corridoio di casa nostra le conversazioni tra nostra madre e questa signora sorella di questo grande medico. Evidentemente io ho questo ricordo di queste prescrizioni mediche che si venivano date per telefono, che si scambiavano mia madre e questa sua grande amica per telefono, e questo deve aver in qualche modo colpito l'immaginazione dei bambini, sì. Perché certo. Evidentemente... Ma voi no, tu non sei ipocondriaco, tu Luca? No. Carlo è ipocondriaco? No, assolutamente. Vediamolo. Assolutamente no. Anzi, è una diceria... Diceria dell'untore, no? Esatto, scherzo, diceria non... Senta, Verdone, dicono tutti che lei è un ipocondriaco, invece non è vero? Ma no, ma basta! Perché ma molto è stato letto che lei è molto preoccupato dalle malattie, invece no. Ma non è vero. Non è vero. Allora smentiamo che non è vero che è un ipocondriaco. Ogni 10 minuti per sapere che quello che devo prendere... E io non ne posso più, perché francamente... E che la chiamano per chiedere dei consigli medici, no? Sì, soltanto per quello, mi sembro il medico dei viaggi di nozze. No, non mi disturbi affatto, dimmi. Vedi che così è. Peraltro, veramente un medico mancato. E peraltro leggevo che subito dopo il successo che avvenne in modo molto forte, molto esplosivo... Fu mia madre che però lo spinse moltissimo. Però fu anche proprio tua madre ad aiutarlo, perché lui ha avuto un periodo di grande stress, sì. In cui soffriva anche di attacchi di panico, te lo ricordi? Assolutamente, lui non sì. è mai stato l'attore buffone, ecco. Lui no. Ha sempre raccontato anche il suo elemento di malinconia che fa parte della vita e... La, come dire, durezza della scelta di fare l'attore, Carlo l'ha vissuta anche in maniera traumatica, perché quando già nel 73, nel 72, io avevo una compagnia di giovani attori universitari che rappresentavamo in una cantina dei testi classici anche, quando Carlo fu invitato per fare il personaggio di Panurgo nel Gargantua e Pantagruel di Rabelais, ebbe mille dubbi, mille insicurezze. Nonostante mia madre e mio padre lo incoraggiassero a fare questo spettacolo, perché capivano il talento, ad accettare la proposta nostra di noi ragazzi che volevamo averlo come protagonista. E poi comandò. Riuscimmo a convincerlo, lui venne a teatro, fece una performance favolosa, interpretò addirittura 4 o 5 personaggi, perché in quella cantina, che era molto fredda, si ammalarono in 4 o in 5, gli venne la febbre. Ah, quindi lui li faceva tutti? Lui li faceva tutti e 4, tutti e 5. E da lì è nato un po' la sua predisposizione al trasformismo, al proteismo... Direi quasi attoriale. Però non è, fu qualcosa che gli arrivò, che forse insomma che non aveva, arrivò tutto troppo insieme, quindi ha dovuto lavorarci. Sì. Com'è cambiato Carlo in questi allora, anni? Allora, guarda, innanzitutto mia madre ha avuto un ruolo molto importante, perché quando lui ebbe l'offerta di fare il suo primo spettacolo, monologo tutto suo, al Teatro Alberichino, che è un vecchio teatro che adesso non esiste più, che stava negli intorni di Castel Sant'Angelo a Roma, lui ebbe mille remore
Mia madre gli disse: adesso tu vai a fare quello spettacolo, se no ti do un calcio nel sedere. Ti caccio fuori di casa, calci nel sedere e tu vai lì a fare cose. Quindi pensate l'importanza di una figura materna che ti impone questo ordine. Lui lo deve aver subito traumaticamente, ma anche poi alla fine liberandosene e accettando quel consiglio così imperioso da parte di mia madre, fu la sua fortuna. Perché quello spettacolo dell'Alberichino, che si chiamava Tali e Quali, il primo che lui fece nel 77-78, ebbe veramente un successo travolgente e fu la sua fortuna. La farmacia. Dottore, una cosa urgentissima, mi serve come una bombola d'ossigeno per vecchietto al piano di sopra che si sta sentendo male. Perché io stavo al bagno, no? Stavo a lavare i capelli a mia nonna, no? A un certo punto abbiamo sempre... Perché poraccia, lei c'ha artrosi, no? Mi chiama arriva più di così, terribile. A un certo punto però abbiamo sentito come un botto, un boato, no? Soccorso sopra, infatti c'è stato il vecchio del piano di sopra, esamina vicino alla tazza. Siccome respira qua affanno, c'ha proprio un murantolo, io penso che una bomba d'ossigeno, cioè gli dovrebbe ridare attorno, capito? Ma ha chiamato un medico, potrebbe essere un infarto, eh? Davvero? Oddio, intanto mi dia la bombola, questo respira sempre, questa è viola, capito? È viola proprio decolorito. Quant'è? 6.000. Ah, giusto. Senti, è facile da usare? Stanno le istruzioni. Ah, non mi posso sbagliare? Non si può sbagliare. Sicuro, non mi posso sbagliare sicuro. Proprio? Sicuro? Sicuro. Mi raccomando. E poi c'ho pure mia nonna con i capelli bagnati, pezza corrente, terribile. Che grazie, dottor. Ma c'è? Mi è scoppiata la bombola, mi sono stirato tutto. Lei, allora Luca, una cosa vorrei sapere da te, sì. Com'è oggi Carlo a 70 anni? A 70 anni è diventato un uomo saggio, siccome lui ha sempre letto i filosofi antichi, ha sempre avuto uno sguardo particolare per Seneca, incarna un po' questa figura. Sì, lui gli piace da morire, lui sul suo comodino ha le lettere a Lucilio di Seneca che consulta regolarmente, quindi è diventato un uomo saggio, ha conservato però tutte le prerogative dell'ironia che lo hanno sempre contraddistinto. E questo mix tra saggezza, ironia, intelligenza scenica, ecco, lo ha conservato perfettamente. Adesso è diventato più consapevole, più sicuro di sé. Ecco, peraltro tu fai parte della Fondazione Museo Alberto Sordi e sì. Si è spesso detto che Verdone era l'erede di Sordi, eccetera. Diciamo che però Carlo è stato anche molto autore, perché lui ha diretto i film, no? L'avete fatto insieme, eccetera. Sì, certo. Cosa avevano in comune i due? Cosa hanno allora, in comune? In comune hanno una cosa, l'osservazione dei personaggi grotteschi della realtà. La voglia di metterli alla berlina, di, in un certo senso di non di umiliarli di deriderli, ma di metterli alla berlina con affetto, con i loro pregi, con i loro difetti. Mettere la prova. Questa era una cosa che aveva anche Sordi ed è questo che li univa moltissimo. Sordi risolveva questa tendenza in una maniera più aggressiva di Carlo, nel senso che i suoi personaggi, immortali peraltro, sono personaggi che hanno un tratto più aggressivo nei confronti del rapporto con il prossimo, si impongono all'antagonista. Carlo è più, come dire, riflessivo, più contemplativo, meno aggressivo di Sordi, in questo divergono. Bene, allora Carlo, ti regaleremo Seneca, anche edizioni limitate, rilegate in oro, e adesso grazie Luca, buon festeggiamento, grazie. Tanti tanti veramente auguri, grazie alla mamma che ha dato diciamo qualche calcione in più e così ci ha consentito di condividere tutti questi anni, ti vogliamo bene, e adesso ricordiamo sempre tramite Carlo il suo impegno sociale, lui è molto attento alla realtà che lo circonda e quindi ci ha mandato un appello per l'emergenza Sordisi, un'organizzazione non governativa attiva in 23 paesi del mondo, medici e infermieri volontari che operano bambini colpiti da gravi malattie. Lo vediamo Carlo, grazie Luca, salutacelo tanto da tutti quanti. Grazie.